Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dedicata ai mezzi speciali. Oggi scopriremo come si guida un camion da cava. Fango, pietre, sassi. Per sopravvivere in questo ambiente ostile non basta un camion normale, ci vuole qualcosa di estremo, come l'Astra HD9, una bestia da 60 tonnellate che di solito possiamo vedere solo col binocolo da lontano, ma non oggi, perché io lo potrò guidare e ovviamente, come sempre, vi porto con me. Ok, sono pronto per il mio primo giorno in cava, che direi di iniziare nel migliore dei modi, cioè con un magnifico cold start che dedico a tutti voi. E quindi, piede sul freno, abbiamo il freno a mano, accendiamo il quadro, meraviglioso, altro che display digitali da supercar, analogico, schermo digitale, un sacco di indicatori, come piace a me, bello, old school e di sostanza. Ma diamo fuoco alle polveri. Sentite la musica del 6 cilindri linea FPT Industrial. Diamo anche una bella sgasata che non guasta mai. Ma prima di partire, beh, bisogna caricare un cassone, perché un camion così vuoto non ha molto senso. E quindi ho qui un mega escavatore al mio fianco, pronto a buttare 40 tonnellate di pietra nel cassone. E quindi, anche in questo caso, giù tutto. Caricate! È un giù tutto vero e proprio, perché voi capite che questa bestia sta scaricando tonnellate e tonnellate di materiale a ogni palata e sembra di vivere un po' in un terremoto. Ma l'Astra HD9 non si lascia intimidire, lui sopporta di tutto. Vorrei essere nel cassone Cantoni in questo momento. Ok, siamo a pieno carico e quindi adesso è arrivato il momento di innestare la marcia, togliere il freno a mano e partire. Io ho qui di fianco a me il valido Roberto, che mi fa da istruttore oggi e vigila sulla mia salute e su quella dell'Astra HD9, il mio angelo custode. Roberto, siamo pronti? Pronti. Andiamo, proviamoci. Qui non sono ammessi errori, perché se si sbaglia si va giù nel burrone. Togliamo intanto il freno a mano pneumatico, l'abbiamo tolto, regoliamo il volante, regolazione pneumatica, sentite l'aria che sbuffa, così direi che ci siamo, me lo metto bello sotto, così mi sento più sicuro, visto che non è proprio il pane per i miei denti questo veicolo. E poi cambio automatico Allison, 7 rapporti, mettiamo in D, eccoci qua, ma siccome voglio fare davvero tutto io, metto anche in manual, quindi lo porto sulla destra, mi aziona la seconda, capisce che siamo in piano, si può partire tranquillamente con la seconda e quindi non resta che dire una sola cosa, come dico sempre nei mezzi speciali, giù tutto. Giù tutto anche perché davanti a me ho già una prima salita e quindi mettiamo alla prova la trazione, il cambio e la motricità di questo 8x6 Astra HD9. Diamo gas di seconda, siamo a pieno carico, 60 tonnellate, 40 di portata, una ventina poi di tara, diciamo. Eppure guardate, è andato su, mettiamo pure la terza, è andato su veramente liscio come l'olio, come se stessi guidando una Citroen 2 cavalli sulle dune del deserto. Ma bando alle ciance, perché qui arrivano i guai seri, almeno per me, non per l'Astra HD9, lui è tranquillo. Davanti a me c'è una discesa che definire ripida è un eufemismo. Guardrail qui non esistono, piani B qui non ce ne sono, sbagli, la paghi. La paghiamo tutti, Roberto, quindi cerchiamo okay, di... Ok, siamo pronti a pagare. Non facciamo danni, ma ho degli alleati per affrontare questa discesa.
Qui bisogna dimenticarsi dei freni, si fa tutto attraverso questa leva del potere, che però vi spiego dopo. Adesso ho un altro problema imminente. Fare il tornante e devo farcela in una sola manovra. Roberto mi fa gli occhi di scorta, che quattro sono meglio di due. Sto facendo un pelo devastante al burrone. Bisogna stare attenti a non andare troppo fuori, perché il terreno può cedere, andiamo giù. Ma ce l'ho fatta, ho fatto il mio primo tornante. Vi dicevo, qui bisogna dimenticarsi dei freni, perché si fa tutto attraverso la leva del potere. Eccola qua. Questa non è la leva dei tergicristalli, non è il devio luci che abbiamo sulle nostre automobiline. Da qui controllo due sistemi fondamentali. Il primo è l'engine brake o Iveco Turbo Brake, il freno motore, che qui funziona agendo su una speciale valvola a farfalla sulla linea di scarico, che si aziona formando una contropressione proprio nel motore, nelle camere di combustione, e in questo modo, grazie a questa contropressione, riesce a rallentare il movimento dei cilindri e a rallentare i giri motori. I primi due scatti di questa leva comandano proprio questo sistema, l'engine brake, Iveco Turbo Brake. Se non dovesse bastare, come in questo caso, siamo a pieno carico, 60 tonnellate, io ho un altro coniglio da tirare fuori dal cilindro, do tutti gli scatti come ho fatto adesso, non sto toccando i freni, ve lo giuro, guardate, tiro anche sul piede, non sto frenando come facciamo noi sulle auto, faccio tutto da qui. Gli altri scatti mi azionano infatti un sistema fenomenale, il retarder, un sistema idraulico in questo caso, firmato dagli americani della Allison, i numeri uno quando si parla di questi sistemi. Come funziona? Beh, lui è in grado di assorbire parte dell'energia cinetica della mia catena cinematica, trasformandola in calore che poi viene dissipato. Tutto funziona idraulicamente, quindi grazie a dell'olio che gira sostanzialmente dentro una girante. Il retarder, vedete, agendo direttamente sull'albero di trasmissione, mi rallenta il mezzo. Scaliamo una marcia in seconda perché stavamo prendendo un po' troppa velocità. Ovviamente posso usare, sentite la ventola del radiatore che è partita, posso usare anche le marce, no? Per scalare e rallentare il mio mezzo, proprio come ho fatto adesso. Ho comunque un piano A, un piano B o il piano C. L'impianto frenante pneumatico classico dei mezzi pesanti, che si comanda attraverso il classico pedale del freno. Se proprio, insomma, c'è un'emergenza, devo arrestarmi perché c'è un ostacolo improvviso, posso dare un colpo di freno. In questo caso agisce solo su freni a tamburo, 8 ne ho su tutti gli assi, ovviamente. Perché a tamburo? Perché sono molto robusti, molto affidabili e non richiedono tanta manutenzione. Questi mezzi operano in ambienti gravosi e in zone del pianeta molto remote, Africa, Indonesia, Siberia. Voi capite che lì avere un mezzo affidabile che non ha tanti fronzoli, bisogno di troppe cure, beh, è fondamentale. Adesso siamo arrivati a un primo pianoro, ma per arrivare a scaricare devo affrontare una nuova salita. Davanti a me una salita fenomenale, 60 tonnellate da portare. In cima ho 150 metri di dislivello, do gas. La regola è quella dell'off-road, dolci sul gas, costanti, evitare gli slittamenti. Slittare vuol dire perdere aderenza, perdere motricità e mettersi nei guai. Costante sul gas. E lui sale l'Astra HD9, non batte ciglio, non si lamenta. Lui è un gran lavoratore, fatica e basta. Sentite il motore mentre gli diamo una bella terza? FPT Industrial Cursor 13, 13 litri, ce lo dice il nome. 500 cavalli, se vi sembrano pochi, tranquilli. C'è anche una versione da 560 cavalli a circa 2000 giri. Ma qui è la coppia, siamo in off-road, siamo a pieno carico, serve avere spunto, serve togliersi dai guai. E quindi qui abbiamo 2300 Nm, altro che la coppia di una Koenigsegg One-to-One. Questa se la mangia, ne ha il doppio, più del doppio. E in più ce l'ha a 800 giri, non in alto, come sulle nostre automobiline. Qui ho tutto il piccolo di coppia subito, perché ho 40 tonnellate di pietre da portare in salvo. L'antica pietra andava portata in salvo, mi viene questa cheat. Motore, grande potenza e poi trazione, 8x6. Tirano i due assali gemellati dietro, tira quello davanti. L'unico che non tira è quello che ho sotto il sedere, ma tranquilli, anche qui non vi basta, avete condizioni off-road ancora più gravose, si può avere optional l'8x8. L'Astra non bada a spese.
siamo su una regina dell'off-road, potrebbe fare la Dakar questo camion, e quindi ho bloccaggio dei differenziali dappertutto. Posso bloccare gli assi posteriori, posso bloccare l'asse anteriore. Quando mi impantano, l'asse davanti slitta, perfetto, blocco il differenziale anteriore, la motricità mi passa davanti e mi trascina, mi traina fuori dai guai. In più ho il bloccaggio dei differenziali attraverso questi manettini, non solo longitudinale ma anche trasversale, quindi se una ruota mi gira a vuoto posso bloccare e mandare trazione di là su quella impresa. Classe G? No grazie, preferisco l'Astra HD9. E poi l'altro mago che ci sta permettendo di fare questa magia, portare in cima 40 tonnellate di pietra come se stessimo guidando una Citroen 2 cavalli scarica, una piuma sulle dure del deserto, beh, è anche questo cambio, che non è un cambio normale, questa è la Ferrari dei cambi quando si parla di mezzi speciali, un cambio americano, anche qui firmato dagli specialisti della Allison. Ok, abbiamo un altro tornante, faccio il pelo, qui sbagli di 30 centimetri, oh no, non guardare, no, no, non guardare giù, e la paghi, giriamo tutto, giù tutto, i miei due assi sterzanti mi devono aiutare, i ponti Kessler sono sotto sforzo, sono a pieno carico, eppure faccio il pelo a destra, faccio il pelo a sinistra, ma vedo Roberto che non batte ciglio, si fida di me, o forse meglio si fida dell'Astra HD9, giù tutto, sentite il radiatore, 0,68 metri quadrati di radiatore per raffreddare i carichi gravosi, è partita la ventola ma siamo usciti, ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo un po' di discesa, togliamo un po' di retarder, tanto posso dargli velocità, me lo sento quasi cucito addosso ormai, dopo queste prime ore in cava. Me lo metterei in garage questo Astra HD9. C'è solo un piccolo dettaglio, il prezzo, che come al solito anche sui mezzi speciali c'è ed è proibitivo. Tanta tecnologia, tanta specializzazione, il conto si fa salato. Questo mezzo allestito così, praticamente al top di gamma, 250.000 euro. Quindi dovete scegliere o una Ferrari F8 tributo o lui. Quale scegliereste? Io non ho dubbi. Prenderei il mio amico arancione. Vi dicevo, la Ferrari dei cambi quando si parla di mezzi pesanti. Allison, il fondatore, pensate, è colui che ha inventato, oltre a questa azienda che c'è ancora oggi, anche una cosuccia come la 500 miglia di Indianapolis insieme a un altro geniaccio, non so se l'avete mai sentito, Harry Ford. Beh, insomma, oggi fanno questi cambi che sono pazzeschi, diamo di terza. E avete sentito, il passaggio di marcia senza soluzione di continuità, non ho mai avuto perdite di trazione, di potenza, nemmeno durante il passaggio di marcia. Voi capite che questo è fondamentale in off-road. Noi oggi stiamo facendo off-road a pieno carico, con un palazzo di 60 tonnellate. Come avviene questa magia? Perché qui non ho un cambio manuale, ovviamente, ma nemmeno un robotizzato, come spesso avviene sui veicoli di questo tipo. Qui ho un vero e proprio cambio automatico con convertitore di coppia. Quindi, come avviene sulle auto più performanti, qui ho un vero e proprio convertitore di coppia che mi permette di avere grande spunto in partenza da fermo senza slittamenti. Anche se sono nei guai, a pieno carico, magari incontro un altro veicolo, mi fermo, devo ripartire, ho il cambio Allison, 7 marce. Appena do gas, lui mi dà motricità, cambio marcia e non ho mai perdite, vuoti di coppia. Un gioiello di ingegneria, tecnologia PowerShift. No vuoti di coppia, quello che ci vuole in off-road per tirarsi fuori dai guai e anche un po' per semplificarsi la vita. Anche perché voi dovete pensare che qui un operatore su questo Astra HD9 ci vive anche 8-9 ore al giorno, e avere un camion così tecnologico può fare la differenza. È anche confortevole, ho delle sospensioni molto classiche e robuste, la robustezza è fondamentale su questo veicolo, a balestra, la cabina è molleggiata con molle meccaniche e devo dire che è incredibilmente comodo anche su tutti questi dossi e su queste pesanti sconnessioni. È anche ben insonorizzato, a parte quando parte la ventola del mega radiatore, è anche silenzioso, e in più ci sono tante amenità che abbiamo anche sulle nostre automobiline, per esempio la radio. E quindi ormai, siccome io mi sento praticamente un uomo di cava, mi metto anche un po' di musica e me l'ascolto, la mia preferita ovviamente. Via, alzo il volume. Poi aria condizionata, così non soffro troppo il caldo. Tante piccole amenità che però, voi capite, possono fare
la differenza su un mezzo come questo. La discesa qui si fa un po' più ripida e quindi metto in seconda. Mai toccare i freni se non in caso di emergenza. Qui valgono le regole sacre dell'off-road. Non si deve mai arrivare al bloccaggio delle ruote. E quindi posso usare anche il mio cambio Allison per rallentare. Tiro un po' su di giri, scalando una marcia, e lui mi rallenta. Bravo Astra KD9. Mi piace, mi stai proprio simpatico. Ovviamente qui le velocità di punta sono un dato inutile che non conta. Questo camion comunque può spingersi fino a 70-80 km/h anche a pieno carico, ma non in off-road, qui si va a passo d'uomo. Sistema post-trattamento gas di scarico senza EGR, c'è l'SCR, quindi iniezione di AdBlue per abbattere gli NOx. Sono migliorati tantissimo i consumi grazie al turbo a geometria variabile e al common rail ad alta pressione. Pensate che questo mezzo così tecnologico consuma la metà esatta di un vecchio dumper. Per un'azienda come questa cava voi capite che è una differenza importante. Questo veicolo a pieno carico comunque fa circa 1,5 km al litro, giusto per darvi un'idea. Ma siamo arrivati a scaricare, quindi ora faccio manovra. Anche qui ci vuole grande occhio. Se sbaglio la retro, vado nel vuoto, mi aspetta solo il baratro. Roberto, vado. Faccio la retro e mi preparo a scaricare il mio cassone. Anche qui l'energia idraulica è pronta a darmi una mano. Siamo al termine del nostro mitico saliscendi in off-road a pieno carico e siamo alla meta. Qui ci prepariamo a scaricare le nostre 40 tonnellate di pietra e ho imparato che questo camion è proprio un bene che sia heavy duty, perché questo percorso che noi abbiamo fatto per la prima volta, lui in realtà lo fa, pensate, 35 volte al giorno, su e giù, 150 metri di dislivello a pieno carico. Vuol dire che questo camion trasporta 1400 tonnellate di pietra ogni giorno, che sono 7000 a settimana, addirittura 350.000 tonnellate in un anno. Quindi io a questo Astra HD9 gli voglio fare un regalo, almeno per adesso lo alleggerisco un po', e quindi chiamo in aiuto la potenza dell'energia idraulica, attivo una presa di forza che mi permette di alzare con un singolo pistone frontale, lo vedete qui alle mie spalle, il cassone, e posso rovesciare tutto. Vado, c'è un fermo di sicurezza, io lo sblocco e do tutto, via. Il miracolo, do un po' di gas, così do una mano alla presa di forza, perché immaginate lo sforzo che sta facendo il nostro pistone, eccolo lì che si apre, 40 tonnellate, le tira su come un grissino, gli do un po' di giri, dai, alla mia presa di forza, ed eccola, si appresta a rovesciare tutto nel mulino di trattamento. Dietro ho uno sportello che si apre automaticamente per gravità grazie a un congegno meccanico e svuoto tutto. E l'HD9 adesso è un po' più leggero, tiriamo giù il cassone, può tirare un po' il fiato, ma durerà poco. E adesso, beh, le nostre 40 tonnellate di pietra qui iniziano un nuovo lungo viaggio. Attraverso una serie di mulini verranno trattate per ottenere il prodotto finito, pietrisco di vari dimensionamenti e sabbia. Ma questa è tutta un'altra storia, magari di un'altra puntata. Ma ora che sono sopravvissuto al mio primo giorno in cava, volevo approfittarne un po' per raccontarvi la storia di Astra, perché l'ho trovata veramente affascinante, questa azienda italiana che poi è un orgoglio del nostro paese. Intanto il nome, una curiosità, è un acronimo che significa Anonima Sarda Trasporto e Recupero Automezzi. Eh sì, perché questa società nasce nell'immediato secondo dopoguerra, siamo nel 1946, e un imprenditore piacentino a Cagliari fonda questa azienda per recuperare i mezzi che gli americani soprattutto hanno lasciato sul terreno in Italia e poi per riconvertirli all'uso civile. Da lì la crescita è inarrestabile. Nei primissimi anni 50 la società si sposta a Piacenza, nella sede dove è ancora oggi, uno stabilimento modernissimo, enorme,
175.000 metri quadrati, dove vengono costruiti fino a 10 veicoli al giorno. Oggi il marchio Astra fa parte dell'universo CNH Industrial, perché il marchio viene acquisito da Iveco intorno agli anni 80. E proprio a Piacenza, ancora oggi, viene costruito anche il nostro HD9, 100% made in Italy, come piace a me. Adoro fare le salite con l'Astra HD9 a pieno carico. Sono giù tutto, 2000 giri. Guardate, un po' di pattinamento con le mie Michelin X Works. Sono uscito dai guai senza problemi, scagliamo la marcia. Nessun vuoto di coppia, avete visto? Trazione continua sulle ruote, il sogno di qualsiasi fuoristradista. Dove vi ho portato oggi? Siamo nella magnifica cava Borgognoni, vicino a Lucca. Una cava storica, è stata aperta negli anni 50. Qui si ricava pietra e sabbia di diverse dimensioni, con cui ottenere conglomerati bituminosi, quello che serve per fare l'asfalto, oppure per ottenere calcestruzzo. Ho anche dei controlli elettronici, un po' come sulle nostre macchinine, ABS e ASR, ma come sulle macchinine pensate per andare in off-road, niente paura, perché quando siamo in fuoristrada, come in questo caso, io da questi due bottoni posso escludere l'elettronica, che su asfalto mi aiuta, ma in questi casi potrebbe crearmi dei seri problemi. Mi sento già a casa, Roberto, non voglio più scendere. Come mi trovi alla guida? Stai sudando sette camicie? Sì, numero uno. Troppo generoso. E poi quello che non vorresti che ti capitasse mai: incontrare un altro veicolo mentre guidi un palazzo di 60 tonnellate. Ma adesso prendiamo le misure e vedrete che ce la faremo. Stiamo belli larghi, rifacciamo il pelo. Bisogna avere un po' d'occhio per fare un tornante con una bestia di 9 metri. Il prossimo che si lamenta perché quando si va in montagna fa fatica col suo X5, quando incontra un'altra macchina, lo mandiamo un giorno in cava a guidare l'HD9, Roberto? Così vediamo. Onore a chi fa questo lavoro faticoso, che mette grande competenza. Io ovviamente l'ho guidato così per qualche ora, ma sapere bene sempre cosa si fa quando si guidano i mezzi speciali è una cosa seria, non si scherza con questi mezzi, ci vuole competenza e tanti anni di esperienza per arrivare a guidarli in maniera consapevole. Sentirsi un minuscolo infinitesimale puntino nell'universo. L'Astra HD9 ti fa sentire così perché è veramente gigantesco. Quasi 9 metri di lunghezza per 3 metri e mezzo di altezza. Praticamente un palazzo messo giù in orizzontale. Che cos'è però questo veicolo? Beh, è molto interessante, perché con questo camion preparato in maniera così specifica e tosta per l'off-road, l'Astra è riuscita a compiere un vero e proprio miracolo. Con questo mezzo sono riusciti a sostituire quello che un tempo potevano fare solo i dumper. Quindi qui abbiamo un camion rigido, ma che grazie a un allestimento estremo può lavorare nelle cave o nelle miniere. Qual è il vantaggio? Beh, un camion come questo rispetto a un dumper ha inferiori costi d'acquisto, ha meno complessità, se si rompe è più facile da riparare e soprattutto consuma molto meno. Ma per andare più in profondità, lo sapete, a me piace analizzare e spacchettare i nomi, che ci aiutano sempre, ci danno degli indizi, sono delle leggende sui mezzi speciali. E qui un nome ce l'abbiamo, scritto bello, col tricolore, giusto così, HD9. Cosa vuol dire? Heavy duty, come amano, no, ripetere all'infinito gli americani. Perché questo è un camion pensato per scopi gravosi e quindi per andare proprio là dove un tempo andavano solo i dumper. Come fa a essere heavy duty? E perché si è meritato un nome così blasonato? Rispetto a un camion tradizionale, qui cambia tutto e c'è un indizio che ce lo fa capire. Questi quattro numeri, 8650, vuol dire che è una trazione 8x6 e ha 500 cavalli. La trazione è sul primo assale
e poi sugli ultimi due, ma niente paura, volendo, se avete terreni particolarmente impegnativi, potete prenderlo anche 8x8 per andare ovunque. Oltre a un sistema di trazione così complesso, abbiamo anche assali particolari, tedeschi, Kessler, non confondeteli con le gemelle, quelle non c'entrano niente. Qui abbiamo degli assali più robusti, pensati per aumentare la capacità di carico e per affrontare terreni sconnessi senza avere alcun problema, come se si fosse al volante di una Panda 4x4. E a proposito di Panda, dovete considerare che questa meraviglia arancione è come se si dovesse portare a spasso sempre sulle sue spalle 60 Panda. Sì, perché il peso complessivo, come lo vediamo qui, a pieno carico, è di 60 tonnellate. 13 tonnellate sono dell'autotelaio, 6 tonnellate soltanto questo meraviglioso cassone Cantoni, e poi abbiamo la portata utile, 40 tonnellate, roba che un pick-up si mette a piangere dalla paura. Considerate che un camion normale 8x4 di tonnellate nel cassone ne può portare al massimo 30, beh, un bel po' meno. Servono assali rinforzati Kessler perché pensate che su questi due assi anteriori gravano soltanto su di loro 18 tonnellate, mentre la quasi totalità della portata utile, 40 tonnellate, vengono scaricate sugli assali posteriori con ruote gemellate. E a proposito di ruote, è un camion heavy duty come questo, mica ha delle gomme normali. Qui abbiamo delle Michelin X-Works, delle gomme per mezzi pesanti, pensate per andare off-road e per uscire dai guai. E poi mi intrufolo qua sotto per andare a trovare un indizio che ci fa fare un bel paragone col mondo dell'auto. Eccolo qua! Il telaio a longheroni, visto che parlavamo di fuoristrada e di pick up, anche lui ce l'ha, è robusto, la soluzione migliore per affrontare il fuoristrada pesante, però qui rispetto a una macchina, ma anche rispetto a un camion normale, abbiamo un longherone particolare. Di solito abbiamo 10 mm di spessore, quindi abbiamo 6 extra, totale 16 mm per avere lo scheletro, l'ossatura più robusta possibile. E voi direte, ma cosa cambia? Sono solo 6 mm, invece cambia tutto, perché con l'Heavy Duty 9 si entra in un universo parallelo. Il telaio di un camion normale ha una rigidità torsionale di 200 kN/m. Questo invece col telaio rinforzato passa a 300 kN, che vuol dire il 50% in più. Mica poco. Ma un camion così specialistico non può lasciare nulla al caso. E infatti il cassone di questo HD9 è speciale, è una specie di supercar del mondo dei cassoni. Fatto dalla Cantoni, anche questa è un'eccellenza italiana che mi riempie il cuore. Il fondo è realizzato in Hardox HD450, quindi un acciaio speciale ultra resistente, e ha anche uno spessore maggiorato. Di quanto? 12 mm in più. Questo permette di aumentare la portata. Qui si possono caricare fino a 22 metri cubi di materiali, mentre un camion normale si ferma a 18, massimo proprio tirato 20. Chi ha una hypercar ama mostrarla al mondo tutta aperta. Io preferisco fare la stessa cosa, ma con i miei amatissimi mezzi speciali, che io li preferisco pure al mondo delle supercar. Eccolo qui, cabina ribaltabile, il cassone alzato grazie alla potenza dell'idraulica, e sotto si svela il motore. La prossima volta che sento qualcuno lamentarsi perché il cofano della propria auto è pesante, lo faccio venire qua a chiudere la cabina dell'HD9. Energia idraulica, ma ad azionamento umano. We'll be right back.
vi stavate chiedendo da dove arriva tutta la roccia che carichiamo nel camion, beh, ora lo scopriremo. Vedete questo macchinario? Siamo per far esplodere una montagna. Bottone rosso di sicurezza e carico. Siamo collegati a quanti chili di tritolo? 300. 300 chili di tritolo nelle mie mani. Faremo un giù tutto epocale. Giro su sparo e salterà in aria tutto. Giù tutto. Abbiamo fatto un bel botto questa volta su automoto.it. E a voi è piaciuta questa nuova puntata dei mezzi speciali in cava? Beh, raccontatemi tutto nei commenti qui sotto, se lo volete. E soprattutto, cosa vorreste vedere in una ipotetica prossima puntata? Ciao da Matteo Valenti, ciao dai mezzi speciali. Io rimango qui a prendere ancora un po' di pietre.